Feletto Canavese, provincia di Torino. In una villetta di via Ghione vive una famiglia composta da Adriano Peri, 42 anni, la moglie Clelia Rossi, di 38, e la loro bambina, di 5. Clelia è nata e cresciuta a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Si è diplomata in ragioneria ed è stata a lungo fidanzata con un compagno di scuola. La relazione finisce nel 1987 e poco tempo dopo Clelia incontra Adriano. È amore a prima vista. Nel 1990 si sposano e vanno a vivere a Torino, in un appartamento di Corso Svizzera. Sono una coppia molto unita e affiatata. Amano incontrare gli amici e fare gite in montagna. Nel 1996 nasce la loro bambina e l'anno dopo decidono di trasferirsi a Feletto, in quella villetta. Anche perché Clelia vuole essere più vicina ai suoi genitori, entrambi 73enni. È una bella donna, Clelia, curata, elegante. Sul lavoro è metodica, precisa e puntuale. Lavora in un'agenzia di assicurazioni a Torino, in via Principe Amedeo. Adriano e Clelia lavorano entrambi a Torino e tutte le mattine, per raggiungere il posto di lavoro, percorrono la stessa strada, la statale 460. Clelia è la prima ad uscire. Giovedì mattina, 15 novembre, saluta il marito, dà un bacio alla bambina, prende la sua Fiat 500 Suite e si dirige verso Torino. Adriano uscirà più tardi. Nel frattempo prepara la piccola Federica, deve portarla all'asilo. Alle 7:20 Adriano Peri installa l'antifurto nella villetta, prende la sua auto e si dirige lungo la statale 460. Con lui, in auto, c'è Federica. La bambina è sveglia e chiacchiera con il papà. Mentre Adriano si trova in coda, in quella mattina di novembre, quando è ancora buio, nota in lontananza su una piazzola di sosta l'auto della moglie e si stupisce. Così prova a chiamarla al cellulare, ma Clelia non risponde. Man mano che si avvicina a quella piazzola, Adriano è sempre più sicuro che quella sia la macchina di Clelia, così decide di accostare. Nell'abitacolo non vede nessuno, ma gli basta avvicinarsi, aprire la portiera, per trovarsi di fronte ad una scena tremenda. Riversa sul sedile del passeggero c'è sua moglie in un lago di sangue, agonizzante. Adriano Peri è sconvolto. Chiama subito il 118. Sono le 7:38. Un minuto dopo chiama il 113. Arrivano subito i soccorritori che fanno di tutto per salvare Clelia, che sta morendo. Adriano chiama anche sua cognata affinché possa correre subito lì, su quella piazzola, dove c'è parcheggiata la sua auto con dentro Federica, che nel frattempo per fortuna non si è accorta di niente. La cognata arriva e si prende cura della piccola. È una situazione allucinante. Clelia viene intubata, ma per lei non c'è più niente da fare. Sul posto ci sono anche i carabinieri con il maggiore Mauro Masic, il sostituto procuratore Giuseppe Riccaboni, il medico legale Roberto Testi e vari automobilisti che si sono fermati. Clelia è stata colpita 11 volte da un coltello. Si è ferita, ha tentato di difendersi. Sulle mani ci sono dei tagli e con le mani sporche di sangue, Clelia ha rovistato nella sua borsa. Cercava un coltello a serramanico che aveva con sé. Adriano non si capacita del perché sua moglie girasse con un coltello nella borsa. Nel giro di pochi minuti, la vita di Adriano è distrutta. La sera dopo, al comando di polizia, si presenta un uomo. È un signore di mezz'età, di buon livello sociale, con famiglia. Dichiara: "Io conoscevo Clelia Rossi perché ci incontravamo ogni venerdì pomeriggio quando lei non lavorava, avevamo una relazione, ma non sono stato io. Non avevo il minimo interesse a compiere un gesto simile perché noi stavamo bene così." L'uomo si dimostra molto addolorato per la fine atroce di Clelia. Ad Adriano Peri cade il mondo addosso. Clelia aveva dei segreti, aveva una doppia vita. Gli inquirenti sospettano di lui. Forse Adriano ha scoperto il tradimento della moglie e in un impeto di gelosia l'ha uccisa in quella piazzola di sosta. Ma non è possibile, perché Adriano
È uscito di casa alle 7:20, quando ha installato l'antifurto. E secondo l'autopsia, Clelia è morta tra le 6:30 e le 7 di quel giovedì 15 novembre. L'autopsia afferma che Clelia sia morta per dissanguamento, dopo 11 coltellate. La morte non è stata immediata. È rimasta lì da sola, agonizzante, riversa sul sedile senza che nessuno la vedesse. Vengono fatti dei sopralluoghi in casa e sul posto di lavoro. Viene perquisita la scrivania di Clelia e sequestrato il suo computer. I colleghi sono sconvolti. La scena del delitto purtroppo è stata contaminata dal lavoro dei soccorritori, che hanno calpestato il sangue che si è sparso anche dove non c'era. Clelia è stata spostata, toccata, intubata e i suoi vestiti sono stati tagliati. Viene analizzato il sangue nell'abitacolo della macchina. Forse l'assassino si è ferito. Viene fatta anche un'analisi accurata del telefono di Clelia. L'ultima chiamata alla quale la donna ha risposto risale al pomeriggio precedente, alle 17:30. Quella mattina l'unica chiamata che Clelia ha ricevuto è quella del marito. Il 18 novembre 2001 il quotidiano La Stampa titola «Clelia Rossi, il terzo uomo». Sì, perché oltre al marito e al signore definito l'uomo del venerdì, ci sarebbe uno spasimante che forse le ha dato appuntamento in quella piazzola, uno spasimante che Clelia ha respinto. Lui non si è mai rassegnato, forse Clelia voleva troncare la loro relazione. Forse Clelia si sentiva minacciata da quest'uomo, per quello aveva un coltello con sé. Lui l'ha uccisa in un impeto di rabbia. Adriano Peri è distrutto dal dolore e sconvolto da quello che è venuto a sapere. Ma ha la lucidità di ricordare un particolare. Mentre si avvicinava a quella piazzola dove ha trovato la moglie agonizzante, ha notato un furgone arancione che andava via sgommando. Sull'asfalto ci sono ancora le tracce degli pneumatici. Non è il solo ad aver notato quel furgone. Ci sono tanti altri testimoni e gli inquirenti, i carabinieri del comando di via Valfrè, fanno un appello a chiunque tra le 6:30 e le 7 di quel mattino passasse di fronte a quella piazzola. Chiedono di essere contattati perché qualunque particolare potrebbe essere utile alle indagini. Gli automobilisti non hanno visto che cosa stava accadendo nell'auto di Clelia, perché probabilmente quel furgone ne ostruiva la visuale. Dal telefono di Clelia emergono altri particolari. Clelia si sentiva anche con un tale Alex, che viene subito interrogato. Viene interrogato anche l'ex fidanzato di Clelia, che ora è diventato suo cognato, ma la loro è una relazione terminata 15 anni prima e l'uomo ha un alibi, così come ce l'ha l'uomo del venerdì. È quel tale, Alex. Il 21 novembre ci sono i funerali di Clelia, a Torino, nella parrocchia di Santa Croce, nel quartiere dove è cresciuta. Partecipano più di 400 persone. Poi il feretro viene portato al cimitero di Feletto. In quell'occasione Adriano dichiara: Clelia conosceva chi l'ha uccisa, altrimenti non gli avrebbe mai dato confidenza e soprattutto non l'avrebbe fatto entrare in macchina. Lei che teneva sempre la portiera chiusa con la sicura. È agghiacciante per me pensare che l'assassino potrebbe essere qui, fra queste persone che mi stanno stringendo la mano. Gli inquirenti filmano i funerali di Clelia e analizzano il filmato fotogramma per fotogramma. Il 30 novembre 2001 c'è un colpo di scena. I giornali titolano «Nel giallo di Clelia un'assicurazione sulla vita». 2 mesi prima di morire, Clelia aveva inspiegabilmente e all'insaputa del marito stipulato un'assicurazione sulla sua vita, indicando Adriano come l'unico beneficiario. I colleghi raccontano che spesso l'avevano invitata a stipulare questo tipo di assicurazione, avendo parecchi incentivi proprio perché lavorava in quell'agenzia, ma Clelia aveva detto di non essere interessata a quel tipo di contratto. Poi, improvvisamente, 2 mesi prima, di sua spontanea volontà, aveva stipulato quell'assicurazione senza dire nulla al marito. Forse non ha detto nulla ad Adriano per non rivelare il motivo della sua paura di morire, proprio per mano di uno spasimante respinto. I giorni passano.
Le indagini sono ferme. Intanto, la famiglia di Clelia passa il primo Natale senza di lei. È il 27 gennaio del 2002. Sono le 20:30, quando Renata Tornier, una donna di 55 anni, domiciliata a Derby nel comune di La Salle in Val d'Aosta e direttrice di un supermercato di Morget, viene uccisa con 3 coltellate alla schiena. Il coltello, con una lama di 28 centimetri, viene trovato l'indomani mattina poco lontano dal luogo del delitto. Renata è stata aggredita appena scesa dalla sua auto. L'aveva parcheggiata sotto una tettoia vicino alla casa che aveva preso in affitto per essere più vicina al posto di lavoro, lei che risiedeva a 30 chilometri. I colleghi, gli amici e anche la padrona di casa descrivono Renata come una donna tutta casa e lavoro. Divorziata da anni, non frequentava nessun uomo. Conduceva una vita molto riservata. L'ipotesi degli inquirenti è che sia stata uccisa da un balordo che ha tentato di rubarle l'incasso della giornata, che però Renata aveva già messo in cassaforte in negozio. Strano però, se si è trattato di una rapina, perché chi l'ha uccisa non ha preso la borsa, che è rimasta a terra accanto all'auto, vicino alle borse della spesa? Renata è stata colpita alla gola 3 volte, aggredita alle spalle, e con le ultime forze è riuscita a camminare per 20 metri fino alla strada principale per chiedere aiuto prima di stramazzare al suolo. La Valle d'Aosta non è troppo distante dal Canavese, dalla zona dove è stata uccisa Clelia, e gli inquirenti iniziano a pensare che Clelia e Renata siano state uccise dalla stessa mano, anche se le uniche piste per Renata sono quelle che riguardano l'attività lavorativa. Intanto lo psichiatra Antonio Colotto dice che l'omicidio di Renata è un atto premeditato, con molta aggressività e sadismo. È un delitto efferato di una violenza sconvolgente. È il 22 febbraio e un uomo viene arrestato per il delitto di Renata e confessa. Si chiama Antonino Spanò, ha 45 anni ed è un autotrasportatore di Torino, originario di Bagheria in Sicilia. Ha confessato di aver ucciso Renata. L'ha aspettata alle 20:30 sotto casa. Ha aperto la portiera, le ha puntato il coltello alla gola e Renata ha reagito. Durante la colluttazione, l'uomo l'ha accoltellata. Renata Tornier conosceva Antonino Spanò perché faceva le consegne con il suo furgone nel supermercato che lei dirigeva. Un giorno, dopo una consegna, lo aveva sorpreso a rubare nel supermercato. Così, infuriata, aveva chiamato il fornitore e gli aveva detto: «Non mandarmi mai più quell'uomo!» A causa di questo episodio, Antonino Spanò aveva perso il lavoro e aveva iniziato a minacciare Renata, chiedendole dei soldi per lasciarla tranquilla. Ma all'ennesima richiesta di soldi, Renata aveva reagito, si era ribellata, e Spanò l'aveva coltellata. Il 6 settembre del 2002, nel frattempo, succede qualcos'altro. La stampa titola: «Omicidio sulla superstrada. Indagato un camionista». È sempre lui, Antonino Spanò, a finire nel mirino degli inquirenti. Dai tabulati è emerso che il 15 novembre, il giorno dell'omicidio di Clelia, Antonino Spanò stesse percorrendo la statale 460. Il suo telefono ha agganciato delle celle in quella zona tra le 6:30 e le 7. Inoltre, particolare ancora più importante, Spanò ha un furgone Mercedes arancione con cui faceva consegne nei supermercati del Canavese e della Valle d'Aosta. Spanò dice di non avere nulla a che fare con l'omicidio di Clelia. Adriano Peri non si dà pace. Voglio sapere perché quell'uomo ha ucciso mia moglie. Perché ha tolto la mamma ad una bambina di 5 anni. Io
Voglio guardarlo negli occhi e chiedergli perché mi ha fatto tutto questo. Intanto, sul cancello della villetta di Feletto c'è il cartello vendesi. Sono rovinato, dice Adriano. Sono sul lastrico. E devo andare avanti per forza, continuare a vivere per mia figlia. Forse è stato perso del tempo prezioso. Se ad uccidere Clelia è stato quel camionista, beh, allora si poteva intervenire prima, salvando la vita anche a un'altra donna. Viene trovato del sangue sul furgone di Spanò, che viene immediatamente analizzato. Inoltre ci sono dei testimoni, molti, che parlano di un furgone simile al suo, sulla piazzola di sosta. L'avvocato difensore di Spanò, per l'omicidio di Renata Tornier, chiede il rito abbreviato e la richiesta viene accolta dal giudice Eugenio Gramola. Viene fatta anche una perizia psichiatrica sull'uomo da parte della dottoressa Rossana Rosso, che conclude: Spanò è una persona immatura, con limitazione cognitiva, ma in grado di partecipare al processo. Il 14 febbraio del 2003 il giudice chiede 20 anni di carcere per Spanò. Viene condannato per l'omicidio di Renata a 16 anni e 8 mesi, ma continua a negare di essere responsabile dell'omicidio di Clelia. Il 20 febbraio 2003 arrivano i risultati dell'analisi sui reperti analizzati sul furgone di Spanò e sulle tracce di sangue rinvenute. Nessuno dei reperti analizzati ha a che vedere con l'omicidio di Clelia. Il 6 luglio Spanò viene comunque rinviato a giudizio. La svolta avviene il 13 luglio. La stampa titola: impiegata accoltellata. Si tradisce il principale indagato. Intercettato mentre parla con la moglie in siciliano stretto in carcere, Spanò fa riferimenti a stracci da lavare, a mani sporche di sangue lavate ad una fontana e a un coltello gettato in un burrone. Quando gliene chiedono conto, però, Spanò nega di aver parlato con la moglie in quel momento dell'omicidio di Clelia. Stavo parlando di Renata. Ma ci sono anche 4 telefonate che Spanò ha fatto da 2 bar di Leigny ai carabinieri. Le ha fatte per depistare le indagini e per indirizzarle verso il suo ex datore di lavoro con cui ce l'aveva a morte. Ma si difende anche in questo caso. Sì, è vero, ho detto di aver visto il mio ex datore di lavoro insieme a Clelia quella mattina, ma l'ho fatto soltanto perché volevo rovinarlo. Intanto, Adriano Peri, che nel frattempo si è trasferito a Torino, dichiara: siamo sempre gli ultimi a sapere come vanno avanti le indagini. E anche il fratello di Clelia è molto arrabbiato. Speriamo che sia davvero finita. La nostra famiglia è sempre all'oscuro di tutto. Gli sviluppi li veniamo a sapere da estranei o dai giornali. A causa di quelle intercettazioni che lo incastrano, il 13 luglio del 2003 il GIP Sabrina Noce emette un'ordinanza di custodia cautelare per Spanò per l'omicidio di Clelia. L'uomo intanto piange e si dispera. Sono innocente. Ma perché Antonino Spanò avrebbe ucciso Clelia? Che legame c'era tra i due? Gli inquirenti tentano una ricostruzione dei fatti. Quel 15 novembre Clelia non aveva nessun appuntamento. Si era fermata su quella piazzola di sosta per inviare un SMS ad un suo amico. Lo faceva tutte le mattine prima delle 7. Quella mattina però Clelia è stata interrotta dall'arrivo di Spanò, che la aggredisce con 11 coltellate, buttandola sul sedile del passeggero. Ci sono parecchi testimoni che alle 6:40 di quella mattina hanno notato un furgone con cabina arancione e cassone bianco. Ed è importantissima la testimonianza di un tassista. Quando gli mostrano il furgone di Spanò, dichiara di riconoscerlo come quello che ha visto sulla statale. Però poi, a un certo punto, viene assalito da un dubbio. Si dice poco sicuro, per via del portellone che gli sembra diverso. E ha ragione, perché Spanò quel portellone l'ha fatto cambiare dopo l'omicidio di Clelia. Intanto, la difesa di Spanò sostiene che le frasi in dialetto intercettate in carcere siano state tradotte male e chiede un'altra perizia. Sostiene la difesa
che quelle frasi si riferissero all'omicidio di Renata e non a quello di Clelia. Intanto, Adriano Peri ricorda un altro particolare di quella terribile mattina. Ricorda che da quel furgone arancione che si era allontanato era sceso qualcuno. Era un uomo con un maglione verde che si era avvicinato per chiedergli che cosa fosse successo, per poi allontanarsi. Il 2 novembre del 2004 la Corte d'Assise dichiara che Spanò abbia ucciso Clelia e non solo. Forse c'è anche una terza donna uccisa a Palermo. A questa conclusione si arriva dopo alcune intercettazioni a casa di Spanò tra la moglie e il figlio. Risalgono al 1 luglio del 2003, quando ormai il processo per l'omicidio di Renata è finito. Il figlio dice: «Gli ho detto a papà, dimmi dov'è, che lo vado a prendere», riferendosi al coltello. «Di questa di Palermo i carabinieri non sanno niente, e né di quella lì, di Clelia». Dunque, forse c'è una terza donna uccisa, a Palermo. Il 17 novembre del 2004, durante un'udienza, succede qualcosa di incredibile. Antonino Spanò si trova nella gabbia degli imputati. Per la prima volta Adriano lo vede e urla: «È lui! È lui! Lo dico senza ombra di dubbio! È lui, è l'uomo che ho visto quel mattino! Quello che è sceso dal furgone, che mi ha chiesto che cosa fosse successo, è lui! Non so perché non me l'abbiano fatto vedere prima, io non lo so proprio!» Spanò viene riconosciuto anche dalla cognata di Clelia, Enrica, arrivata in quella piazzola la mattina del 15 novembre. «È lui! È Spanò! Me lo ricordo molto bene. Quell'uomo ha posteggiato il camion nella piazzola, di fronte a quella dove c'era Clelia. È sceso, si è diretto verso di noi, e la prima cosa che ci ha chiesto è se Clelia era morta». Il pubblico ministero chiede 30 anni di carcere per Antonino Spanò, 24 per il delitto e altri 6 per quelle telefonate che Spanò ha fatto, accusando l'ex datore di lavoro di essere l'assassino di Clelia. Il 10 marzo del 2005, dopo 8 ore di camera di consiglio, il presidente della Corte d'Assise, Giampaolo Peiron, pronuncia la sentenza. Antonino Spanò viene condannato a 26 anni e 9 mesi di carcere. Spanò non è presente in aula. È rimasto in carcere ad aspettare la sentenza. Il 1 giugno del 2005 arrivano le motivazioni di quella sentenza e sono agghiaccianti. Quella mattina di giovedì 15 novembre 2001 Antonino Spanò ha ucciso Clelia senza un motivo.